Perché viene a San Bartolomeo, signora? È una tradizione molto bella che ci piace vivere ogni anno. Da bambino oggi, da religioso a San Bartolomeo, che vuol dire con questo cambiamento di vita compiere questo gesto? In questo cambiamento di vita è sempre bello poter tornare nei luoghi dove uno ha vissuto, poter tornare qui, ricevere comunque questa benedizione, poter tornare, rivedere un po' i posti dove sono stato, e è sempre bello poter tornare a San Bartolomeo e vivere questo momento comunque con la famiglia e insieme. Da bambina veniva e ora porta i suoi figli? Sempre, tutti gli anni sono venuta con la mamma che è qua e ora c'ho nipoti. E perché viene e torna a San Bartolomeo? È una festa del paese. Io avevo un nipote e l'ho sempre portato, tutti gli anni. E allora è una tradizione e sono venuta anche se sono vecchia. Quindi anche da adulti questa unzione fa bene? Sempre, sempre, sì. È un gesto semplice, ma a livello di fede interiore è importante, perché è il rinnovo del nostro credo. Non solo verso San Bartolomeo, ma verso Dio in generale. E è un piccolo gesto che facciamo, se si parla a livello di fede appunto, in ricordo, per ringraziare quello che Dio ha fatto per noi. È un'esperienza che ho fatto fin da piccola, perché prima abitavo a Pistoia e quindi venivo sempre a San Bartolomeo. Ormai è una tradizione decennale. Prima c'erano bimbi piccoli, portavo bimbi piccoli e adesso è rimasta a me. Anche per lei è la stessa cosa? Sì. C'è anche una dimensione religiosa di fede o soltanto, diciamo, sì, molto è tradizione? Mi sento in pace con me stesso, col mondo, mi dà pace. È questo momento perché prima di tutto siamo in vacanza, e la vacanza aiuta ai momenti anche un po' di riflessione, rilassamento, e quindi questa è un'occasione annuale che cerchiamo di non mancare mai per i bambini, ma anche soprattutto per gli adulti. È la tradizione che va avanti da tanti anni, che io sono anziana, meno giovane, però già mi portavano a comprare il balocco nella piazzetta di San Bartolomeo, veramente. Sul serio, è così. Oggi compra i balocchi anche oggi? Lo compra la nipote, io no. Comprerò un brigidino perché quello è sempre gustoso. San Bartolomeo per me è una cosa spettacolare. La sento anche se ho 50 anni, ma la sento come mia la festa. Ecco, tutto qua. È un momento atteso. Sì, io infatti ero in ferie e sono tornato apposta. Ci ho fatto la prima comunione io qui. Perché stavo in via Filippo Pacini, ero di questa parrocchia. E che ti comprava la tua mamma e tuo babbo? Il cavallino? A dondolo, bambole. E questa festa che sto vedendo di tanta famiglia e tanto bimbo, no? Speriamo che si moltiplichi la fede e la benedizione con questo olio, no? Io mi sono anche emozionata quando... perché magari interiormente mi aiuta anche un attimino, bisogno di credere anche in un'unzione.